Buongiorno e ben ritrovati amici. Oggi affronteremo argomenti importanti come chi controlla l'informazione, chi controlla il sapere, i Rothschild in Italia, il signoraggio bancario e il debito pubblico. Parleremo di questi e di altri tanti argomenti con noi Pietro Ratto, giornalista, saggista, scrittore, laureato in filosofia e informatica, docente di filosofia, storia e psicologia. Buongiorno Pietro, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Anna, buongiorno a tutti. Allora, senti, volevo chiederti, e partire forse da una domanda un po' più attuale, volevo chiederti questo. Allora, secondo alcuni, Hamas è un gruppo di terroristi, secondo altri, Hamas è una creatura, di Israele, armata dagli USA, secondo altri ancora, Hamas è un partito di resistenza. Ecco, in base alle tue ricerche che hai sviluppato nel corso degli anni, che idea ti sei fatto? Che cosa puoi dirci di questo conflitto, ecco, soprattutto di Hamas? Beh, è evidente che dipenda molto dai punti di vista, no? Dai quali si vuole considerare la cosa. È chiaro che per chi, come nel caso dei palestinesi, questa situazione sia insopportabile e debba essere risolta in qualche maniera, parlo dell'occupazione da parte di Israele, è evidente che Hamas possa essere un partito di resistenza. È anche vero che, almeno di facciata, diciamo, è anche vero che la stessa questione può essere posta all'opposto e quindi ci si può chiaramente collocare nella posizione del movimento terrorista nel momento in cui lo si vede come un movimento che attenta alla sicurezza di Israele. Quello che però non torna è come sia possibile che per quanto questo movimento possa essere appunto visto da una parte o dall'altra in maniera positiva o negativa, diciamo così, perché insomma tutto sommato le Brigate Rosse erano terroristi, ma dal punto di vista dello Stato, dal punto di vista della loro lotta, erano dei resistenti, erano coloro che cercavano di cambiare le cose, di abbattere tutta una serie di ingiustizie, eccetera. Quindi è sempre soggettivo, logicamente, ma quello che conta è che comunque stiamo parlando di un gruppo che, come ho dimostrato in una recente ricerca che ho pubblicato sulla mia piattaforma in abbonamento Bosco Cedo Pro, questo movimento è stato a lungo ed è da lungo tempo finanziato da banche occidentali che di fatto sono state anche colte con le mani nel sacco dagli organismi federali americani per quanto riguarda appunto il Dipartimento delle Finanze degli Stati Uniti e multati più volte. Sto parlando nello specifico in questo caso della Standard Chartered Bank, che è una banca londinese la quale ha versato centinaia e centinaia di miliardi di dollari riciclando denaro sporco e di fatto aiutando la Arab Bank, che è una banca che essendo appunto del circuito arabo era stata diciamo estromessa diciamo preclusa rispetto alla possibilità di poter interagire all'interno dei mercati finanziari occidentali e nello specifico statunitensi, ma che in realtà è riuscita ad aggirare diciamo così le restrizioni imposte dai governi statunitensi negli ultimi decenni proprio attraverso una banca inglese che per quanto abbia un flusso di affari soprattutto legato all'Oriente è inglese da sede a Londra e all'interno di questa banca hanno lavorato fior fiore di personaggi anche poi diciamo coinvolti nell'attività politica britannica come lo stesso John Major. Quindi stiamo solito meccanismo della porta girevole dei politici che diventano manager, i manager che diventano politici e via di seguito. Quindi questo è l'aspetto che poi meno torna nel conto, perché è facile dire, come è stato detto in queste ultime settimane da vari esponenti del circuito, diciamo, antisistema e di informazione alternativa, è facile dire che Israele in realtà finanzi Hamas è che appunto Hamas in questo modo faccia
il gioco, no? Della, la tecnica è sempre la stessa, quella del black block, la tecnica è quella delle, anche delle stesse Brigate Rosse, strumentalizzate, come ho dimostrato in un libro che si intitola L'Onda Anomala, dagli stessi enti legati ai servizi segreti italiani, che hanno utilizzato le Brigate Rosse per far fare loro il lavoro sporco, ma di fatto secondo quelli che erano i loro obiettivi, cioè la famosa strategia della tensione, seminare il terrore e quindi spingere la gente a votare a destra o comunque a pretendere un governo più autoritario in virtù proprio di questo problema della sicurezza nazionale. E qui siamo da capo, è evidente che se Hamas è finanziato dalle banche occidentali che sono in perfetta sintonia con Israele, è chiaro che il dubbio, è forse qualcosa più del dubbio che insorge, sia in questo modo che cosa sta succedendo effettivamente? Stanno facendo in modo da fornire il pretesto a Israele poi per poter attaccare e distruggere i palestinesi, in questo caso occupanti, o meglio che abitano nella striscia di Gaza. Quindi, insomma, purtroppo, come la storia non insegna a scuola, ma insegna se cominci a studiarla veramente, le cose spesso non sono così chiare, bianche o nere, buone o cattive, come vogliono farci credere, ma spesso i buoni fanno il lavoro dei cattivi e viceversa spesso purtroppo non accade. Ecco, senti, io da oltre 3 anni che vivo qui in Egitto, no? E quindi tu sai che l'Egitto sì, è un paese africano, però di matrice medio orientale. E in questa fase comunque è un po' al centro dell'attenzione. Però in questi 3 anni io ho avuto anche la possibilità e la fortuna di visitare alcuni paesi del Medio Oriente, e l'assunto però che ci propongono i media del mainstream, cioè Islam uguale terrorismo, io non posso confermarlo. Perché quando uno vive qui, di fatto la realtà che ci dice il giornalista del mainstream non rispecchia comunque la realtà dei fatti. Tanto più che appunto sono emerse delle informazioni che tutti questi gruppi, cellule terroristiche che sono e che fanno parte del cosiddetto territorio medio orientale, sono comunque armate da chi? Sempre dagli stessi attori, cioè USA e UK. Quindi come si può fare a sfatare questo falso mito? Cioè Islam non è uguale terrorismo, secondo te? Naturalmente non si può sfatarlo, perché le persone sono estremamente, come si può dire, dipendenti nel loro minimo patrimonio culturale da quella che è l'informazione ufficiale. Ed è chiaro che vivendo noi da questa parte non possiamo che assorbire più o meno inconsapevolmente questo genere di teorie e di falsificazioni. Jihad è di fatto un termine che allude alla lotta contro il male, contro il peccato, e per quanto questo sia, o comunque questa è l'intenzione di Maometto, è chiaro che per quanto questo possa essere leggermente comunque fanatico, resta il fatto che non ha nulla a che vedere con il massacro delle persone o dei cosiddetti infedeli dal punto di vista proprio della loro incolumità fisica. È chiaro che poi sono concetti e teorie che possono venire reinterpretati in chiave violenta dai soliti integralisti, e quindi poi queste cose si verificano. Io in un altro contenuto, che di fatto è relativo a una conferenza tenuta, se non erro, 2 anni fa, vicino a Parma, sì, avevo spiegato, e anche questo contenuto è all'interno di Bosco CO2 Pro, avevo spiegato una cosa inquietante che avevo scoperto appunto poco prima, nell'estate del, se non ero proprio del 2020, per conto mio. Una cosa spaventosa, e cioè che la jihad, così come l'abbiamo vissuta come fenomeno di aggressione e fenomeno terroristico nei confronti dell'Occidente, e in generale come fenomeno violento,
viene di fatto, come si può dire, inventata e viene diciamo, inculcata nella mente dei giovani musulmani, soprattutto in Afghanistan, dagli americani all'indomani della salita al potere in Afghanistan del Partito Comunista Afgano. Si crea una situazione quasi di colpo di Stato che di fatto, siamo alla fine degli anni 70, fa da premessa a quella che sarà l'invasione dell'Unione Sovietica, particolarmente inquietante per gli americani in quanto siamo in piena guerra fredda e quella zona è piena zeppa di giacimenti di gas e petrolio, e quindi è necessario in qualche maniera recuperare quel territorio che in quel momento, dall'inizio degli anni 80, è in mano all'Unione Sovietica. E allora che cosa succede? Succede che gli americani inventano un movimento che fa capo a un'università statunitense di realizzazione, di produzione di testi in lingua araba, testi scolastici destinati ai bambini dell'età della scuola elementare, che vengono a centinaia di migliaia, vengono inviati di contrabbando nelle scuole afghane, pieni di contenuti che incitano alla violenza, all'odio nei confronti di chi? Beh, gli americani a quel punto fanno il gioco degli arabi in questo senso. È salito il Partito Comunista, ci sono al governo e ci sono le forze di occupazione sovietiche, quindi regna il comunismo è ateo, è diciamo minacciata la religione islamica in quei territori. Che cosa fanno gli americani? Fanno scrivere questi libri, non pubblicare, ma stampare questi libri, rigorosamente, logicamente in arabo, destinati ai bambini, nei quali si invita alla rivolta contro una situazione, uno status quo ateo che impedisce alla vera religione del Corano di potersi diffondere. E allora ci sono libri, io ho pubblicato in questa conferenza, faccio vedere man mano le pagine di alcuni di questi libri di testo destinati ai bambini, in cui si fanno, che ne so, operazioni di matematica del tipo 3 pistole più 4 pistole, quanto fa? 2 mine più cose del genere. Oppure, se io uccido, se ci sono 10 mujahideen, io ne uccido 5, quanti ne restano? Questo per quanto riguarda gli esercizi di matematica, con tutte le raffigurazioni delle bombe, delle pistole, dei coltelli, eccetera. E dal punto di vista invece delle materie letterarie, proprio l'incitamento alla ribellione nei confronti dell'ateismo di matrice sovietica, in un'ottica che è quella della liberazione. Ora, quei bambini che in realtà verso la fine degli anni 80 cominciano a essere allevati in quel modo, educati in quel modo, educati alla violenza dagli americani, saranno quei talebani che poi prenderanno il potere in Afghanistan molto giovani e che saranno stati appunto precedentemente educati alla violenza e al terrorismo dagli stessi americani che poi dalla metà degli anni 90, facendo comodo invece cominciare a puntare il dito contro di loro perché alleati di Bin Laden, cominceranno a trovare degli accordi con loro in relazione al passaggio di un gigantesco gasdotto e oleodotto che doveva essere realizzato da una cordata di compagnie petrolifere in testa alle quali c'era UNOCAL, che era una compagnia petrolifera californiana. Prima cercano un accordo per far passare questo gigantesco oleodotto e gasdotto anche attraverso l'Afghanistan. L'accordo salta nel momento in cui Bin Laden comincia con i suoi attentati e i talebani, soprattutto il Mullah Omar, in qualche maniera si avvicinano a lui e lo difendono. E poi cosa accade? Accade, ed è è un argomento che è al centro di un mio libro meno conosciuto che si intitola Da Berlino a Kabul, La lunga scia di sangue dell'11 settembre, si inscena una riunione a metà di luglio del 2001, una riunione a Berlino, e in questa riunione
i rappresentanti degli Stati Uniti a livello di servizi segreti incontrano referenti per quanto riguarda la componente talebana, che non partecipa perché ormai con le ultime disposizioni da Clinton in poi non si può, gli americani non possono più avere contatti con i talebani diretti, ma viene incontrata la componente pakistana che farà da referente per i talebani e gli americani dicono chiaramente: o ci fate passare, ci date l'ok e ci fate passare questo gasdotto oleodotto subito, oppure, e siamo, ripeto, a metà luglio 2001, oppure entro l'inizio delle grandi nevicate noi vi invaderemo. La cosa pazzesca è che l'inizio delle grandi nevicate in Afghanistan coincide con la prima metà di ottobre e all'inizio di ottobre, nella prima settimana di ottobre, l'Afghanistan viene invaso dagli Stati Uniti d'America. Come mai? Perché il pretesto che si utilizza è quello dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, che guarda caso capita a fagiolo per dare il via a questa grande invasione, a questa guerra che durerà tantissimo. Aggiungo, e poi smetto di fare questo omelia, ma aggiungo che in realtà questa situazione è sconvolgente, ma non così incomprensibile anche da parte di osservatori internazionali. Nel mio libro faccio riferimento a uno studioso che durante le prime fasi dell'occupazione dell'Afghanistan da parte dell'esercito statunitense fa notare come tutte le basi americane che via via vengono installate, vengono fondate in quel territorio, no? Costruite in quel territorio, sono messe esattamente lungo il percorso che dovrebbe compiere il gasdotto. E dunque, come si può dire, non soltanto l'idea, ma l'evidenza che quella guerra sia stata una guerra a fini petroliferi è legata al lobbying, perché in realtà tra i principali manager e diciamo rappresentanti di UNOCAL c'era il padre di George W. Bush, quindi il Bush padre, presidente degli Stati Uniti prima di lui. Ecco, che tutto ciò abbia a che fare con lobbying e con gli interessi economico-finanziari di grandi multinazionali statunitensi è, secondo me, evidentissimo. Ma infatti io mi sono permessa di mostrare al pubblico alcune tue opere, so che hai scritto tanti libri, 11-9, Lobbying, Rothschild in Italia, l'industria della vaccinazione, insomma, e quindi effettivamente ho notato che però appunto certe motivazioni che spingono alla guerra passano tutte dalla scuola, dall'indottrinamento che avviene nelle scuole. Quello sì è un concetto molto chiaro. Senti, tu hai parlato anche recentemente dei Rothschild e dei Rockefeller, hai scritto diversi libri. Che cosa ci puoi dire dei Rothschild in Italia? Sono famiglie schenazite, controllano le sorti del mondo, quindi quali altre informazioni aggiuntive puoi dirci? Ma io non sono abituato a indulgere in complottismi infondati o in teorie che possano poi trovarsi nella condizione di esporsi al ridicolo o alla smentita nel momento in cui non ci sono dati certi. E purtroppo, quando si parla di queste cose, non ci possono essere dati certi, non ci sono documenti di chi attesta io governo sul mondo. Quindi, di fatto, sono quelle cose che lasciano il tempo che trovano e che senz'altro, come si può dire, infervorano gli animi di chi vuole individuare per forza un nemico, spesso addirittura il male, no? Che incarna il male, contro cui combattere per sentirsi invece dalla parte del bene, quello pulito, eccetera. A me non interessano queste cose perché mi occupo di storia, quando mi occupo di storia, e di filosofia, quando accade di farlo in filosofia, e quindi questo mio approccio è il più possibile scientifico e basato sui fatti. Le cose che, per esempio, ti ho detto fino a questo momento sono iper documentate e per questo trovano poi posto nei miei libri. Tra l'altro, il libro in questione, ultimo di cui abbiamo parlato, non si intitola 11-9, anche se dà proprio questa idea, perché c'è scritto in grande 11-9, ma in realtà il titolo è tutt'altro. Ma spesso questo induce un po' in confusione. E qual è il problema? Il problema è che purtroppo
Ecco, dire che queste famiglie controllino il mondo, soprattutto nell'ottica del pensare che se siedano attorno a un tavolo e decidano cosa succederà domani o tra 4 anni, rispetto alle nostre vite, io lo ritengo eccessivo o comunque indimostrato e dunque per ora indimostrabile. Però, senz'altro, è da considerare con grande affidabilità, diciamo, che si tratti di dinastie che da 300 anni gestiscono i mercati internazionali e le più grandi multinazionali del mondo e che di fatto quindi più che per una visione, secondo me, come si può dire, di un complotto che cerchi di far andare al mondo in un certo modo, ma più che per quello, semmai per esigenza di aumentare il proprio potere attraverso l'accumulo di sempre nuovi ricavi, sempre nuovi guadagni, si ha poi di fatto ciò che veramente li muove. Cioè, io non penso, e comunque non posso dimostrare, non possiamo dimostrare che abbiano in mano le sorti del mondo, ma sicuramente fanno di tutto per aumentare il proprio potere e per diventare sempre più ricchi. La ricchezza ormai non è un qualcosa di cui necessitino, evidentemente. La ricchezza è soltanto lo strumento attraverso cui si può esercitare un potere nel momento in cui riesci tramite le scuole a insegnare a miliardi di persone che quello che conta è la ricchezza e bisogna perseguire quello. Allora, se quello che conta è la ricchezza, io che ce l'ho posso spostarti come voglio perché io avendola posso manipolarti. È la carota che io ti metto davanti per farti muovere. E dunque questa è la strategia, questo è il trucco, ecco. I Rothschild in Italia, nello specifico, secondo me è un libro clamoroso e che, per quanto sia molto richiesto, non ha ancora ottenuto, come si può dire, ciò che merita, a mio parere, perché poi di fatto siamo circondati da persone che o appena sentono parlare di quel nome chiudono le orecchie perché dicono, oh, per carità, i complottisti, oppure siamo circondati nell'ambito invece, diciamo, antisistema, chiamiamolo così, anche se secondo me è molto sistemico in molti aspetti, da persone che invece credono di sapere tutto sui Rothschild e ti parlano delle loro messe nere o del loro satanismo e stupidaggini di questo tipo di cui non abbiamo logicamente alcuna evidenza. Ma in realtà invece ci sono aspetti concreti e molto documentati che vanno assolutamente presi in considerazione, alla luce dei quali purtroppo non si può che dimostrare che e prendere atto del fatto che l'Italia fosse in mano alle loro logiche finanziarie, ai loro prestiti a partire dal Sud Italia già dall'inizio degli anni 20 dell'Ottocento e quindi in tutta la fase, diciamo, risorgimentale e pre-risorgimentale e poi sfociando nella fase unitaria, inclusa la famosa spedizione dei Mille, ecco, questo libro dimostra come abbiano di fatto gestito le cose in maniera capillare, nel senso che non c'è un singolo evento della storia di quegli anni che non sia sotto le loro direttive, spesso anche solo nel momento stesso in cui stipulano un contratto per un prestito. Faccio un esempio rapidissimo. Quando scoppiano i moti del 30 in Italia in conseguenza alla salita al trono di Luigi Filippo d'Orléans in Francia, quindi la caduta della monarchia assoluta precedente, no? Che cosa accade? Accade che nel momento in cui si verifica questo, anche in Italia scoppiano dei moti rivoluzionari, libertari, soprattutto nell'Italia centrale, nelle zone di Bologna, Modena, eccetera. E questa cosa indispone moltissimo l'Austria, Metternich, il cancelliere, il personaggio politico più di spicco dell'impero austriaco, è particolarmente spaventato e preoccupato all'idea che questi moti si diffondano, perché i moti funzionano un po' come un virus, no? Diventano molto velocemente una pandemia allargandosi a macchia d'olio e contagiando tutti, un po' come accadeva con l'eresia
nel Medioevo, che era una cosa che la Chiesa gestiva proprio come un virus perché poteva essere, si poteva attaccare da persona a persona. E allora, terrorizzato di questo, è lì che vuole, che scalpita, vuole che l'esercito asburgico prenda in mano la situazione e vada a liberare i territori italiani soggetti a questa rivoluzione, ma soprattutto vada a spodestare, diciamo, a tirar giù dal trono Luigi Filippo d'Orléans e in modo da, come si può dire, ripristinare, restaurare l'assolutismo precedente. Che cosa accade? Che Salomon e James Rothschild, i due fratelli tra i più influenti dei cinque, si scambiano a quel punto alcune lettere dicendo: ma che facciamo? Cioè, abbiamo già perso molti soldi nelle precedenti operazioni che ci sono state di guerre negli anni 20 che hanno coinvolto l'esercito asburgico. Siamo in una situazione in cui dobbiamo assolutamente frenare questa cosa perché, facendo i conti, loro facevano sempre conti di questo tipo: ci conviene più la guerra o la pace da un punto di vista finanziario, no? I titoli di Stato austriaci sarebbero crollati appena la gente avesse saputo che l'Austria stava entrando in guerra, avrebbe subito venduto titoli in suo possesso per cercare di evitare di perderci del denaro. Se questi titoli fossero stati svenduti alla grande, i Rothschild avrebbero registrato una grave perdita avendone in mano parecchi. E dunque, che cosa succede? Riflettono tra di loro un po' e a un certo punto decidono che la cosa migliore da fare, tutta questa storia raccontata all'interno del libro di Rothschild in Italia, sia quella di dissuadere in tutti i modi Metternich e l'imperatore dal scendere in guerra, no? Dal dissotterrare l'ascia di guerra. E allora ecco che nel momento in cui, nel maggio del 32, se non erro, l'Austria ha bisogno di un nuovo prestito da casa Rothschild, nel testo del contratto compare una clausola che in maniera molto curiosa dice che tutte le clausole favorevolissime, tra l'altro, che vengono offerte all'impero per questo tipo di prestito, varranno soltanto se l'impero non entrerà in guerra nei prossimi anni. E quindi in questo modo inchiodano la corona imperiale a una situazione di non belligeranza. In questo modo fanno i loro interessi, ma c'è una cosa che è divertentissima. Se si va su Wikipedia e si cerca qualcosa relativamente a questo periodo, si dice che stranamente in questo periodo tra l'inizio degli anni 30 e il 1848 l'Austria vive, e in generale l'Europa, un periodo di grande pace, e che non si capisce il motivo per cui si sia in una situazione così pacifica, nonostante l'Austria fosse stata, diciamo, appunto provocata da questi moti rivoluzionari. È un periodo che viene chiamato dal punto di vista soprattutto dell'architettura e della storia dell'arredamento, il periodo Biedermeier, ed è proprio un periodo, andatelo a cercare, caratterizzato e connotato da questa fase di pace, soprattutto all'interno dell'impero. Ebbene, da nessuna parte qualcuno rileva, a parte il ratto, che il motivo per cui questo strano periodo di pace si sia verificato è un contratto imposto da casa Rothschild all'imperatore per un prestito di cui Vienna aveva assoluta necessità. Mamma mia, allora senti, passiamo ad un altro argomento. So che tu ti sei occupato di signoraggio bancario e debito pubblico. Ecco, che funzione ha questo debito pubblico? Come, perché, quando è nato e qual è il suo scopo? Ecco. Beh, è chiaro che il debito pubblico nasce nel momento in cui, per esempio, dall'inizio della storia della Banca d'Inghilterra, alla fine del Seicento, nel momento in cui lo Stato decide di coinvolgere i suoi sudditi, in questo caso ancora, nella gestione delle finanze nazionali, e cioè fare in modo che i cittadini più facoltosi possano, diciamo così, prestare denaro allo Stato attraverso l'acquisto di titoli, appunto di titoli di Stato, i quali verranno
acquistati, ma garantiranno un interesse, no? E quindi verrà il prestito verrà restituito a fine scadenza del titolo, ma con un iter di anni nel corso dei quali il cittadino, il suddito, riceverà degli interessi. Ecco, questo è il debito pubblico. Poiché il debito pubblico sia anche diventato, abbia una componente di debito privato dovuta alle banche, soprattutto come quella di Casa Rothschild tra la fine del Settecento e diciamo la fine dell'Ottocento soprattutto, che prestano direttamente denaro alle nazioni, questo è un altro aspetto. Ma una buona parte del debito pubblico è quello che è il debito in cui si trova lo Stato nei confronti dei suoi cittadini. Questo va detto, perché quando si dice che ognuno di noi quando nasce ha già un debito di tot nei confronti dello Stato, in realtà e viceversa, è lo Stato che ha un debito nei nostri confronti e che non ci ridà spesso i soldi o tarda moltissimo a darceli. È chiaro che però nel momento in cui, e qui si parla invece delle banche, nel momento in cui le banche riescono a tenere i loro debitori in un debito costante, il risultato è che hanno la possibilità di esercitare un potere enorme su coloro che, a cui hanno prestato del denaro. È chiaro che, per esempio, nel caso del Regno di Napoli, o meglio ormai il Regno delle Due Sicilie, di cui mi occupo nei Rothschild in Italia, che cosa succede? Succede che quando il re di Napoli, il re delle Due Sicilie, contrae il primo prestito con Casa Rothschild, e quindi un prestito diciamo pubblico, nel senso che comunque è uno Stato che si indebita con una banca, tra l'altro sono prestiti che per le banche private sono particolarmente proficui, perché poi appunto che cosa fa il sovrano? O aumenta le tasse per restituire i soldi o consolida il debito, come si suol dire, cioè appunto emette titoli di Stato e si fa prestare i soldi che deve restituire ai banchieri dai suoi cittadini, dai suoi sudditi. E quando avviene la stipula del primo prestito nel 1821 da parte di Karl Rothschild, uno dei più giovani dei cinque fratelli Rothschild, il più giovane dopo James, chiamato apposta a Napoli per stipulare questo accordo e far sì che così il re delle Due Sicilie ricevesse soldi che andavano presi e spostati subito direttamente senza neanche vederli in realtà, a Vienna, perché doveva ripagare il debito che aveva nei confronti dell'esercito austriaco che era venuto a togliergli le castagne dal fuoco, sgominare i ribelli che volevano la Costituzione e ricollocarlo sul trono in una situazione di monarchia assoluta. Quindi l'Austria gli fa il favore, fa partire l'esercito da Vienna che attraversa tutta Italia e arriva a Napoli, ma con la chiara condizione per cui a pagare tutte le spese sarà Napoli. Napoli non ha i soldi, dunque chiede l'unica possibilità che Vienna dà attraverso il cancelliere Metternich. Metternich dice: dateci soldi, ma come condizione impongo che questi soldi vengano chiesti in prestito soltanto a Casa Rothschild, perché aveva un ottimo rapporto con loro. Quindi quando arriva Karl Rothschild sa già che può fare il bello e cattivo tempo nei confronti di Napoli e del suo re, e quindi pone delle condizioni assurde, degli interessi elevatissimi, e pone a garanzia del prestito, che è forse l'aspetto che più mi ha sconvolto, gli interi possedimenti, la totalità dei possedimenti del demanio. Vuol dire che strade, ponti, tutti gli edifici pubblici finiscono in quel momento a garanzia del prestito. Vuol dire che se poi il prestito non viene restituito, quella garanzia passa nelle mani, diventa proprietà di Casa Rothschild. Ebbene, quel prestito non venne restituito. E per poter provare a restituire quel prestito, il Regno delle Due Sicilie dovette contrarre un secondo prestito ancora più salato da pagare a Casa Rothschild, a Karl Rothschild. Ecco, la storia intanto tutte queste cose non ce le dice,
ma soprattutto anche quando si va a spulciare questi documenti e queste situazioni, non si riesce a capire come sia andata a finire. E a volte mi sveglio di notte facendomi questa domanda. Mi chiedo, se quei prestiti alla fine non sono arrivati alla risoluzione e non hanno portato alla piena restituzione di tutto quello che il Regno delle Due Sicilie doveva alla banca Rothschild, attraverso la quale restituire dunque il debito agli austriaci. Le strade e gli edifici pubblici e tutte le infrastrutture del Regno delle Due Sicilie, cioè vuol dire dalla Campania in giù fino appunto alla Sicilia compresa, di chi sono? Appunto adesso, figuriamoci adesso in che stato siamo, cioè non oso immaginare, mi viene paura. Vabbè, senti, adesso cambiando completamente argomento, parliamo dell'enciclopedia del sapere, Wikipedia o Wikipedia, io adesso non so come si dica esattamente, come si pronunci questo termine esattamente. Ecco, tu hai scritto un libro, e l'hai pubblicato anche recentemente, che si intitola I segreti di Wikipedia, quando internet diventa una questione di vita e di morte. Tra l'altro so che tu sei stato anche proprio oscurato, bannato su Wikipedia. Adesso mostro qua quello che ho trovato da internet e poi mi dirai tu un attimino perché ho dei problemi. Come sempre, ecco, parlando però di questa enciclopedia del sapere, da chi è controllata questa enciclopedia, Wikipedia, ecco, da chi è controllata? Dai Rothschild, da qualche altro potere occulto, da chi? E soprattutto, quali sono le conoscenze e gli argomenti che ci propongono, che ci propinano? Perché mi sembra che sia quasi una forma di sapere controllato, e cioè che questa enciclopedia, più che diffondere il sapere e la conoscenza, lo controlli. Ecco, tu che cosa ne pensi? Tra l'altro, ecco, vedi che sei stato proprio bannato, la pagina richiesta è protetta e non può pertanto essere creata. Sì, c'è scritto protetta nel senso che, siccome dopo che il 9 di giugno la mia biografia su Wikipedia è stata definitivamente rimossa, gli utenti erano già stati avvisati da maggio, da inizio di maggio, ma nel momento in cui è stata definitivamente rimossa c'è stata intanto in quella fase una guerra da parte di moltissimi lettori che sono andati nella pagina di discussione della mia biografia dicendo perché lo fate, questa cosa è ingiusta, è stata una lotta enorme, questi non facevano altro che bannarli tutti e eliminarli dalla discussione. E poi che cosa è successo? Che dopo l'effettiva e definitiva rimozione qualcuno ha provato a ricostruirla questa pagina, se l'era salvata e ha provato a ricaricarla, e la cosiddetta enciclopedia libera, evidentemente libera non è, perché non solo, ma tempi record nel giro di pochi istanti venivano di nuovo cancellate tutte le versioni inserite, ma a un certo punto questo spazio è stato protetto, nel senso che è chiuso a chiave, nessuno può più inserirci nulla. Allora, Wikipedia si pronuncia così perché okay. Wiki, so anche di aver messo un pochino in crisi il mondo della controinformazione con questa pronuncia, ma è così perché la stessa Wikipedia lo spiega nella pagina che si intitola Wikipedia, e in realtà si chiama così perché Wiki vuol dire veloce in un linguaggio, nelle lingue delle Hawaii, ed è quindi così che viene chiamato precisamente WikiWiki, viene chiamato così la navetta che negli aeroporti delle Hawaii porta i viaggiatori dall'aeroporto all'aereo, perché è particolarmente veloce, o comunque così deve essere. Pedia, perché questa è l'accento che diamo a enciclopedia, e quindi Wikipedia è di fatto la pronuncia giusta. Grazie. Quindi, scusa se ti interrompo, sarebbe un veloce, cioè un sapere veloce, veloce, veloce. Una conoscenza no, veloce. Allora, no, hai ragione. Perché veloce? Perché dopo che era stata creata Nopedia, o Nopedia se vogliamo dirla in italiano, che era come si può dire, enciclopedia costruita dal fondatore poi di Wikipedia, no? Cioè Jimmy Wales, costruita con l'idea di creare un'enciclopedia libera
a cui tutti potessero accedere gratuitamente, ma gestita da esperti, quindi con addirittura i meccanismi di peer review prima di arrivare alla redazione definitiva, alla stesura definitiva di un articolo. Questo comportava tempi enormi e si creavano pochissimi articoli all'anno, era una situazione di impasse complicata, e allora Larry Sanger, che era l'altro, che sarebbe stato poi l'altro fondatore di Wikipedia, provò a invece a, a ebbe l'idea di un'enciclopedia in cui, a cui ognuno potesse dare il proprio contributo libero. Venne chiamata Wiki per il fatto che di fatto questo rendeva molto più veloce la possibilità di realizzare articoli. Quindi non era tanto il sapere veloce, ma la velocità con cui gli articoli venivano prodotti e messi in rete. Con una, diciamo così, trasposizione semantica, quel termine Wiki è poi stato invece snaturato, diciamo, reinterpretato in una nuova forma di significato, che adesso è quella del... come si può dire, allude alla possibilità da parte di ognuno di poter contribuire a una certa cosa. E quindi questo Wikipedia dovrebbe voler dire ormai l'enciclopedia a cui contribuiscono tutti. Di fatto questa enciclopedia, come hai visto anche col mio caso, è tutt'altro che questo, proprio perché anche da un lato si può capire, perché dopo i primi tempi, in questo libro Wikipedia, che si intitola appunto Wikipedia quando internet è questione di vita o di morte, in questi tempi, dopo i primi tempi, che cosa è successo? Che la gente andava e vandalizzava, come dicono i wikipediani, i contenuti scrivendo schifezze, stupidaggini, falsità, insulti, eccetera, e quindi il lavoro dell'utente di Wikipedia è diventato molto più quello di conservare, proteggere il contenuto così com'è, che non di aggiungere o, peggio ancora, di accogliere aggiunte di terzi. Il risultato è che di libero ormai non c'è assolutamente più nulla. Perché io ho scritto questo libro, che tra l'altro racconta nei minimi dettagli come Wikipedia nasca da un sito porno, perché in realtà Jimmy Wales in realtà fonda un sito, nemmeno soltanto un sito porno, ma la sua prima creazione è una directory, come una specie di motore di ricerca, diciamo qualche anno prima poi della nascita di Google, quindi possiamo definirlo davvero un motore di ricerca preistorico, una directory in cui potevi raccogliere di tutto, ma si poteva cercare di tutto, e Wales però si rende conto subito di come si può dire, la maggior parte, veramente una percentuale elevatissima di coloro che si mettevano in rete a cercare su questa piattaforma, su questa directory, la maggior parte cercasse siti porno. Allora comincia a investire su questo e il motore di ricerca diventa a pagamento e soprattutto accumula profitti stellari con le ricerche di pornografia, di materiali pornografici che vengono suddivisi in questa piattaforma di Wales innanzitutto in immagini e video e poi le varie categorie porno con visualizzazioni a decine e decine di migliaia ogni giorno, soprattutto delle principali pornostar. Lui stesso si fa ritrarre in fotografie tristemente famose a bordo di yacht smisurati a fianco di due di queste signorine in abiti discinti, e poi con i fondi enormi accumulati da questa piattaforma, come racconta il libro, nasce Wikipedia. Perché dicevo questo libro? Perché appunto tutto parte dalla mia pubblicazione di un libro che si intitola Il Milite Ignaro sui cocktail vaccinali subiti dai soldati, dai militari, come principali responsabili di quella che viene chiamata dagli anni 90 in poi sindrome della guerra del Golfo, e che in realtà non ha nulla a che vedere con uranio impoverito, come invece si tenta di far credere da decenni, ma come rilevano via via sempre più le varie commissioni parlamentari d'inchiesta, fino all'ultima che accende proprio i riflettori sui cocktail vaccinali somministrati ai soldati,
e che chiude i lavori con una relazione finale allucinante nel 2018, io appunto porto tutte queste informazioni, racconto la storia di questi soldati, racconto i conflitti di interesse di determinate multinazionali che producono vaccini destinati in gran parte ai soldati, come nel caso della Emergent, che è una multinazionale che produce il vaccino anticarbonchio, antiantrace, che ha fatto miliardi di miliardi nel periodo delle guerre nel Golfo e soprattutto poi dall'11 settembre con la famosa storia delle lettere al carbonchio che arrivavano alla gente e via di seguito. Questo libro purtroppo da questo punto di vista tira fuori dei dati spaventosi su chi fosse a capo di questa azienda che produceva il vaccino come unico vaccino disponibile contro l'antrace, ma che di fatto è la stessa che ha mandato le lettere al carbonchio e che ha incolpato Bin Laden di averle mandate, insomma cose spaventose. Ebbene, esce questo libro tocca degli aspetti inquietantissimi, anche e soprattutto legati alla responsabilità del Ministero della Difesa italiano, deve essere in qualche maniera, in tutti i modi, oscurato ancor più degli altri. Questo libro esce il 27 di aprile scorso, e allora che cosa accade? Accade che, guarda caso, a maggio Wikipedia annuncia che io verrò cancellato, e nello stesso momento, proprio poco prima della possibilità di inserire il nuovo libro nell'elenco delle mie opere. E comincia la guerra tra i miei lettori e Wikipedia, che vengono, che li banna tutti e li cancella tutti. Poi la macchina, come si può dire, il sì, insomma, la macchina del controllo del sapere definitivamente mi cancella il 9 di giugno, e a quel punto succedono una serie di cose legate al generale Vannacci, di cui, se vuoi, poi parliamo, collegate a questo aspetto, direttamente collegate a questa mia situazione. Guarda caso, cioè, voglio dire, in una situazione allucinante in cui mi sento totalmente censurato, decido di occuparmi di Wikipedia, e quindi comincio a studiare, a approfondire, ne raccolgo di tutti i colori e alterno questa storia di Wikipedia fino a oggi, e soprattutto della Wikimedia, che è la fondazione che gestisce centinaia e centinaia di milioni di donazioni, attraverso cui mantiene il potere su Wikipedia. Ecco, alterno questa storia in questo libro con la storia di Aaron Swartz, che è un hacker o semplicemente un attivista, un giovanissimo e geniale attivista che si è battuto nel corso della sua breve vita in favore della conoscenza libera e della divulgazione dei documenti gratuita, e quindi della possibilità da parte di tutti di accedere alle conoscenze, alle informazioni, senza il monopolio di enti come questi di cui abbiamo parlato finora, e che purtroppo paga pesantemente questa sua lotta. Ecco, però io voglio ritornare un attimo, molto interessante la tua disanima, ma voglio tornare un attimo alla domanda che ti ho fatto prima, cioè Wikipedia conoscenza propone, che cosa ci propone? Cioè, controlla il sapere, non lo diffonde, me lo puoi confermare? Sì, allora, dunque, tu prima nella domanda, adesso chiedo scusa, non ricordavo, citato addirittura i Rothschild. Allora, vabbè, a parte il fatto che tra i principali donatori, perché Wikipedia funziona attraverso le donazioni ufficialmente, tra i principali donatori c'è proprio casa Rothschild, la famiglia Rothschild, ma uno dei più generosi donatori di Wikipedia è Google, e c'è un rapporto molto strano e molto inquietante che andrebbe ancora più approfondito tra Google e Wikipedia, soprattutto tra Google e Wikimedia, che si passano anche i consiglieri di amministrazione. E non a caso, se tu cerchi qualsiasi cosa tu cerchi su Google, i primi 20 risultati ti rimandano a Wikipedia, e attraverso questa indicizzazione di Wikipedia Google guadagna. Quindi c'è un rapporto di forte e proficua collaborazione dal punto di vista proprio dei ricavi di entrambi. Ma la questione non sta tanto in questi termini, e cioè che ci sia qualcuno che la gestisce. La questione è purtroppo più volgare, e mi rifaccio quindi alla risposta che ti ho dato prima. Chiunque che voglia pagare la gestisce.
Il mio libro tira fuori un sacco di articoli, di cause legali, di documenti che dimostrano come le più grandi società, le più grandi multinazionali, per esempio, i partiti politici entrambi, sia il Partito Democratico che quello conservatore americano, la CIA, ma anche, che ne so, organismi come i servizi segreti di vari paesi europei, i vari politici presi singolarmente, ognuno di questi ha pagato gli utenti wikipediani per cancellare informazioni dalla loro biografia scomode, pompare e rendere migliore di quello che è, dal punto di vista della descrizione, un prodotto di una certa società, far scomparire cause legali, questioni penali dalla biografia del tal politico. E tutto questo in un'ottica che è quella della logica del potere, per cui, siccome Wikipedia è in assoluto ormai colei che ha il monopolio della conoscenza a livello mondiale, si è trasformata in una vetrina che va controllata e gestita. E quindi ci sono casi spaventosi ed estremamente eclatanti di informazioni falsificate, di personaggi inventati, e che magari restano lì con la loro biografia per 10 anni. Situazioni di professori universitari che si trovano bloccati all'aeroporto tal dei tali dalla polizia, perché la polizia ha guardato su Wikipedia e ha visto che sono terroristi, anche se non lo sono, perché qualcuno ce l'ha aggiunto, perché è un oppositore dall'altra parte, un rivale, un concorrente, ha fatto questo. Abbiamo una biografia come quella, per esempio, di Joe Biden, che secondo Larry Sanger, che è appunto il cofondatore di Wikipedia, anche se Jimmy Wales, Jimbo per gli amici, ha fatto di tutto per cancellare questa informazione, continua a cancellare da Wikipedia l'informazione secondo cui tra i fondatori ci fosse anche Larry Sanger, perché vuole attribuire il merito soltanto a se stesso, ma è stato Larry Sanger a dire recentemente in un'intervista che la biografia che compare su Wikipedia di Joe Biden sembra scritta dai suoi avvocati. Ci sono tutta una serie di informazioni false e faziose che vengono inserite da chi paga, o comunque da utenti che vengono pagati, e spesso queste cose vengono anche scoperte. E ci sono aspetti terribili anche legati a scandali veri e propri che avrebbero o dovrebbero coinvolgere Jimbo, appunto Jimmy Wales, nei suoi rapporti con dittatori tra i più famosi efferati e diciamo sanguinari del nostro tempo, ancora in questo momento al potere. C'è un giro di lobbying, di pressioni, di conflitti di interesse all'interno di Wikipedia, proprio per mettersi in mostra in un certo modo e combattere un rivale, che è sconvolgente. E in tutto ciò la cosa più inquietante è che poi, quando la maestra a scuola dice fate una ricerca su Cristoforo Colombo, per dire, i bambini vanno tutti su Wikipedia, fanno stampare al papà o alla mamma tutti la stessa cosa e la portano tutti uguale alla maestra, che non so che cavolo di valutazione possa esprimere, ma in realtà questa è la situazione, per cui siamo di fronte, per giunta, ho fatto l'esempio di Colombo, ma Colombo viene sull'enciclopedia Wikipedia italiana, fatto nascere nel 1451. Questo significa che quando ha combattuto per Renato d'Angiò, prima poi di fare il navigatore, diciamo lo scopritore, cose varie, aveva 11 anni, e questo è impossibile. In realtà tutti i documenti più antichi, a partire soprattutto dalla causa sul maggiorasco, cioè sull'eredità di Colombo, che ha visto scontrarsi tutti i suoi eredi a metà del 500, tutti i documenti antichi provano che sia nato tra il 35 e il 37, ma per questioni che non mi dilungo a spiegare, perché sono come al solito questioni legate a interessi economici, Colombo viene fatto nascere quasi 20 anni dopo, 15 anni dopo, e di fatto la gente legge queste cose e le studia, no? E in questo modo tramandiamo. Faccio un altro esempio: se uno va a cercare Cristoforo Colombo nella Wikipedia portoghese, viene fatto nascere a Savona,
di Cenato a Savona, mentre la, perché questa è l'informazione. Loro dicono, anche se a scuola molte scuole portoghesi insegnano ancora oggi che Colombo è nato in Portogallo, Wikipedia dice che, secondo lei, Wikipedia portoghese, la principale, diciamo, l'ipotesi più accreditata è che sia nato nella penisola italica e precisamente a Savona, laddove invece noi diciamo a Genova. In realtà, quando si verifica quel processo per stabilire chi avesse diritto all'eredità di Colombo, che era miliardaria e non che sia morto in povertà come i nostri ragazzi studiano a scuola, che il tesoro di Colombo era spaventoso, ma in realtà, ed è proprio legato a quello, la questione poi degli anni, del luogo e via di seguito, ma in realtà dalla causa sul maggiorasco per gli eredi di Colombo emerge chiaramente che tutti i pretendenti genovesi siano stati esclusi dall'eredità, dai giudici, i quali hanno appurato con certezza che non aveva nessuna origine genovese e che l'origine più probabile è quella monferrina, cioè piemontese, vicino a Alessandria, probabilmente, anzi sicuramente, i Colombo erano originari di Cuccaro, che è un paesino in provincia di Alessandria, che invito tutti ad andare a visitare, perché c'è anche un museo colombiano in cui si racconta appunto la storia vera di Colombo, che non ha nulla a che vedere con quella che studiamo, e in cui ci sono documenti, eccetera, e c'è anche la torre dei Colombo, perché i Colombo non erano dei morti di fame, non erano dei lanai, come si dice, erano una famiglia addirittura imparentata con i paleologi e quindi con la dinastia imperiale del regnante a Costantinopoli, e diciamocelo chiaro, sono tutte balle dovute al fatto che la gente non va poi a approfondire, perché sennò potrebbe per esempio chiedersi come mai Colombo abbia sposato, in prime nozze, abbia sposato una donna che era imparentata, che era una cugina del re del Portogallo. È molto difficile per un figlio di lanai. Guarda, ti faccio un esempio e poi chiudo, sempre legato a questo. Perché io ho cominciato a lavorare, diciamo, sulla controstoria, definiamola così? Grazie a un alunno, l'ho raccontato già tante volte, un ragazzo che in classe, mentre spiegavo la solita storia di Colombo, mi ha detto, scusi prof, ma non funziona. E gli ho detto, come mai? E lui mi dice, nella mia ignoranza, e lui mi ha detto non funziona, ci ha appena detto che è un morto di fame, e poi mi dice che è andato a chiedere di finanziare la sua spedizione al re del Portogallo e al re di Spagna. Allora mi spieghi un attimo perché invece mio padre, se deve parlare con il sindaco qui del paese, non lo caga nessuno per mesi, e invece Colombo piglia e va e c'è il re del Portogallo che lo ascolta, mi spiega come funziona. Io da lì, ti dico, veramente, è proprio classico il re è nudo, comincio a dire, oddio, ma questo ha ragione. E invece di fare come fanno tutti gli insegnanti, dire, senti Rossi, non farmi domande inutili, dovresti aver studiato, dovresti sapere, non mi far perdere tempo che devo interrogare, invece di fare questo ho cominciato a studiare e ho cominciato a capire che le cose stavano in modo molto diverso su molti fronti. Molto arguto questo tuo ex studente. Per quanto riguarda la figura di Cristoforo Colombo, lo scorso anno avevo intervistato un collega che si chiama Ruggero Marino e avevamo proprio incentrato l'intervista su questa figura qua, e quindi una figura controversa, sì, era stata una bella intervista. Quindi Wikipedia, ecco scusami, propone un sapere controllato. Volevo, prima di continuare su questa linea qua, tu prima hai citato il generale Vannacci, ecco, in che modo è collegato con te e con il tuo libro? Allora, generale Vannacci è stato generale della Folgore, senza che nessuno sapesse nulla di lui, per molti anni. E poi succede che la quarta commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, la commissione Scanu, che lavora tra il 2015 e il 2018, già intorno al 2017 comincia a produrre i suoi risultati, dimostrando che l'uranio impoverito è una concausa minore, anzi assolutamente minoritaria, delle gravi patologie che hanno portato alla morte o a invalidità anche del 90%, decine di migliaia di soldati, e comincia a tirar fuori queste
queste informazioni, in qualche modo sminuendo l'uranio impoverito. Qui si apre il problema, perché l'uranio impoverito viene utilizzato dagli Stati Uniti, dall'esercito statunitense e non dall'Italia, mentre invece la questione vaccinale è una questione che invece chiama in causa direttamente la responsabilità del Ministero della Difesa italiano, soprattutto in relazione alla trascuratezza con cui vengono praticati questi vaccini, e cioè senza nonostante i bandi di arruolamento lo richiedano, questi vaccini vengono praticati senza considerazione rispetto a eventuali allergie, a vaccinazioni pregresse, allo stato di salute, eventuali patologie, ma tutto viene fatto così, e da lì poi tumori, linfomi di Hodgkin, crisi di salute di vario tipo, eccetera. Cosa succede? Che nel momento in cui la commissione parlamentare d'inchiesta Scanu comincia a produrre questi risultati e si avvia la relazione finale, il nostro generale Vannacci viene casualmente incaricato di un'importante missione in Iraq, per giunta nel periodo in cui da poco il Ministero della Difesa aveva stabilito, dal punto di vista fiscale, diciamo così, che i soldati fossero considerati come dipendenti dei loro generali, cioè che il generale figurasse a tutti gli effetti come datore di lavoro dei suoi soldati. In quel momento in cui quindi i generali sentono maggiore la responsabilità nei confronti dei loro sottoposti, viene mandato in Iraq e subito denuncia la situazione dell'esposizione pericolosissima all'uranio impoverito dei suoi soldati. Fa due esposti, uno mi sembra nel 2017 e uno nel 2019, e questi esposti ottengono il risultato di spostare di nuovo i riflettori dalla questione vaccinale, che stava pericolosamente affiorando e che poi sarebbe affiorata definitivamente con la relazione della commissione del 2018, ma c'è il secondo esposto 2019 di Vannacci, che definitivamente depista di nuovo l'Italia intera, che torna a parlare del dramma dell'uranio impoverito e mette da parte i vaccini. Attenzione, a due anni, ok, 2016 era la legge Lorenzin, a due anni dalla legge che imponeva i cocktail vaccinali anche ai bambini. Si creava una situazione quindi pericolosa, perché quello che stava emergendo per i soldati poteva assolutamente interessare anche una porzione di cittadini ben più ampia, estremamente più ampia, che era quella legata ai bambini che per poter accedere alle scuole elementari dovevano fare questi vaccini. E poi spiegherò, se vuoi, meglio perché c'è il problema del cocktail vaccinale. Fatto sta che accade che il Vannacci in questo modo faccia il suo lavoro, depisti l'Italia intera riportando l'attenzione sull'uranio impoverito, e la questione finisca lì. Nessuno parli più dei risultati della commissione Scanu, e chiuso, tra l'altro, l'ultima commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito finora mai attivata. E poi che cosa accade? Accade che fa uscire il suo libro Il Ratto. Il mio libro esce, come dicevo, il 27 di aprile. A maggio parte la crociata di Wikipedia, che il 9 di giugno mi estromette definitivamente, dopo anni e anni in cui ero lì. Per esempio, sono ancora su Wikipedia tedesca, ma in Italia sono stato bandito. E poi che cosa accade? Accade che a quel punto abbiamo il Vannacci bis, la mia rimozione il 9 giugno, e il 10 agosto esce il libro di Vannacci. Il libro di Vannacci non parla di uranio impoverito, parla di un sacco di altre cose, utilizzando una serie di luoghi comuni piuttosto beceri e volgari, tra l'altro tipici di una certa componente del mondo complottaro, ma nello stesso momento tiene i piedi in due scarpi e quindi, per esempio, difende le vaccinazioni, perché il suo ruolo è esattamente questo. E infatti molti che non capiscono come mai abbia un linguaggio e delle considerazioni da complottaro, nello stesso momento difenda i vaccini, non sanno qual è il suo ruolo, che è proprio quello. Infatti che cosa accade? Intanto da notare che il suo libro viene pompato da quella che ufficialmente sembra la critica, e cioè giornali come Repubblica cominciano a sparlare di lui, ma in questo modo lo pompano in cima alle classifiche. Di me non parla nessuno, Repubblica non parla mai, perché il modo migliore per oscurare un personaggio pericoloso è non parlarne, non criticarlo pubblicamente. Invece viene fatto questo,
Vannacci viene spedito alle stelle come il primo libro, il libro più venduto in Italia su milioni di libri da Amazon, libro tra l'altro autoprodotto, e sappiamo bene che i libri autoprodotti in realtà non vendono una mazza, perché è pieno di ragazzi che provano a autoprodursi su Amazon, non se li fila nessuno. Lui svetta in cima, in cima assoluta alle classifiche dei libri più venduti, e a quel punto che cosa accade? Che chi comincia a commentare questo suo successo, a partire proprio dai principali nomi della controinformazione, che ci cascano in pieno, cominciano a difenderlo dicendo: secondo noi lui è attaccato perché ha tirato fuori il problema dell'uranio impoverito, e boom, scoppia di nuovo questo fatto, la questione dei vaccini viene di nuovo messa da parte, dopo che io l'avevo tirata fuori, il mio libro stava crescendo parecchio, viene messa da parte, e a quel punto addirittura il ministro della difesa, fingendo di tirargli le orecchie, dice: ti assicuro però, ti prometto però, generale, che istituirò l'ennesima commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, e in questo modo assestano un colpo definitivo a questa questione dei vaccini. Perché questa questione è pericolosa? Intanto perché il libro fa emergere un dato estremamente inquietante che viene rilevato all'interno dell'ultima commissione parlamentare, dei lavori dell'ultima commissione parlamentare d'inchiesta, e cioè, attenzione bene perché c'è da tenersi forte, l'85% dei soldati malati di sindrome della guerra del Golfo non hanno partecipato alla guerra del Golfo e non hanno mai avuto nessun contatto con l'uranio impoverito. Quindi l'85% di questi soldati è morto per qualcos'altro, ed è per questo che la commissione parlamentare Scanu comincia a occuparsi molto di più dei vaccini, e a questa commissione, ai lavori di questa commissione, partecipa come consulente tecnico anche la stessa amica Loretta Bolgan. Ma poi c'è un altro aspetto: il mio libro, sottolineando queste cose, a un certo punto pone la questione e dice: aspettate, ma se i vaccini osservano, ogni singolo siero osserva, e speriamo che lo faccia, il limite imposto dalle regole sanitarie di una soglia massima di eccipienti e additivi oltre la quale non bisogna andare, mi riferisco per esempio all'alluminio, cioè a eccipienti o sostanze che comunque hanno il ruolo di provocare il processo infiammatorio che serve per che il vaccino funzioni, ma che sono fortemente tossiche, come appunto l'alluminio. Se il singolo vaccino obbedisce, no? Rispetta questa soglia massima, ma moltiplicato per 10, nel momento in cui te ne do 10, quella soglia si decuplica, è evidente che la questione dell'alluminio e di tutto ciò che c'è lì dentro esploda. E questo aspetto è spaventoso, perché non solo perché spiega i reali problemi a cui vengono sottoposti i soldati, ma in realtà è un diretto anello di congiunzione con tutto quello che succede ai nostri bambini, perché anche loro hanno esavalente e quadrivalente, hanno la vaccinazione che in questo modo moltiplica il numero delle sostanze tossiche presenti, tutte inoculate insieme nello stesso momento. Questo è troppo. Il ratto si è spinto troppo oltre, YouTube e Facebook cominciano a limitarmi ancora più di prima, con Facebook l'avventura si è chiusa definitivamente per me, e addirittura Telegram mi ha cancellato un paio di volte il mio account, YouTube ha limitato fortissimamente le notifiche, ormai quando io carico i video mi avvisa già prima che verranno limitati, e soprattutto esco da Wikipedia. E attenzione, Anna, perché c'è un aspetto ancora più interessante: i vari canali di controinformazione cominciano a prendere le distanze da me perché sono pericolosi e hanno paura di essere censurati, e questa è la situazione che sto vivendo. Lo so, perché comunque la cosiddetta controinformazione è un po' strana. Pensa che io ho un canale molto piccolo, ridotto, su YouTube, ci sono 1600 iscritti, il massimo delle mie visualizzazioni sono 100, quando va bene 700, 1000, ma proprio raramente. Insomma, dopo 2 anni che avevo intervistato il dottor Mariano Amici e che avevo pubblicato circa 2 anni fa questa intervista sul mio canale YouTube, recentemente mi è arrivata la notifica che appunto quell'intervista lì doveva essere
rimossa perché è pericolosa, perché è disinformativa. Ora però io mi chiedo, mi spiace fare nomi e cognomi, ma ad esempio Matteo Gracis o Visione TV, loro possono pubblicare e dire qualsiasi cosa, fare anche un'intervista con l'Amikovic e pubblicarla su YouTube, e nessuno si permette loro di rimuovere l'intervista, anzi hanno migliaia e centinaia di visualizzazioni e anche di iscritti sul loro canale. Quindi io mi sono un po', diciamo, su questo argomento qua un po' infastidita, perché se le regole valgono per me devono valere per tutti, cioè allora o cancelliamo questa regola o la facciamo valere per tutti. Quindi sulla cosiddetta controinformazione mi spiace aver fatto nomi e cognomi, però io da questi personaggi qua onestamente inizio ad avere qualche dubbio e a prendere anche delle distanze, perché effettivamente non so bene chi ho davanti. Anna, guarda, se ti consola, il mio editore relativo a questo libro ha chiuso i rapporti con me e mi ha addirittura cancellato la chat su Telegram con cui parlavamo. Quindi il discorso è che purtroppo la controinformazione è molto di facciata e ha delle logiche che sono molto simili, se non identiche, all'informazione ufficiale. E la logica è sempre quella del potere. E che cosa accade? Che tu, quando fai il tuo canale, finché hai 15 persone che ti seguono, non dai fastidio a nessuno. Quando cominci ad averne 100-200 mila iscritti, a quel punto, invece che essere in una posizione di forza, cominci ad aver paura, perché hai paura che tutto sto lavoro, che significa anche monetizzazione, diciamocelo chiaro, possa crollare nel momento in cui ti capita il ratto di turno che viene a parlare lì dentro e te lo censurano, e a quel punto tu cominci a entrare nell'occhio del ciclone, e c'è il rischio che ti chiudano il canale, come è successo anche a grandi canali di cosiddetta controinformazione in passato. E il risultato è che quindi, incredibilmente, per non farsi chiudere, i canali di controinformazione smettono di fare controinformazione per poter continuare a farla, e questa è una tale follia che dà l'idea della gabbia nella quale sono riusciti a rinchiuderci. Sì, è un po' quello che ho intenzione di fare io, anche perché, parliamoci chiaramente, io ho un canale di 1600 iscritti, cioè mai paura di 1600 iscritti, come è possibile? Senti, invece, parlando sempre del discorso del sapere, dell'istruzione, dei contenuti, degli argomenti, ecco, che appunto sono controllati. So che tu sei stato un insegnante di filosofia, storia e psicologia, mi sembra, no? Ecco, ma non ti sembra che la scuola in qualche modo proponga dei contenuti, degli argomenti molto semplificati, poveri, scarni, sia un'istruzione di tipo unidirezionale, cioè massificata, che non sviluppa il pensiero critico? Ecco, tu che cosa puoi dirmi? Allora, intanto c'è un graduale ma inesorabile processo di impoverimento culturale, ma anche, diciamo, dal punto di vista delle facoltà intellettive, in opera nella scuola, quantomeno negli ultimi 25 anni. Ed è il motivo per cui, uno dei motivi per cui io nel 2016 mi sono allontanato dalla scuola dopo aver insegnato per 25 anni e dopo aver quindi dato l'anima per quello che per me era la cosa più bella della mia giornata, perché io ero appassionato da matti e avevo la mia cattedra di storia e filosofia in uno dei licei, tra l'altro, più prestigiosi del torinese, ed ero innamorato di questo lavoro, al punto da essere emozionato la sera prima, l'idea la mattina dopo di entrare in classe, o mettermi giacca e cravatta quando cominciavo Kant in quarta per l'onore di poterlo insegnare e via di seguito. Io ero un insegnante così, amatissimo tra l'altro dai ragazzi che ci sono rimasti malissimo quando hanno saputo che me ne stavo andando. E quindi questo impoverimento culturale è di fatto evidente, proprio, come si può dire, alla luce del giorno, in una maniera pazzesca. Soltanto qualche settimana fa leggevo dei libri di testo del 1830, degli anni 30 dell'Ottocento, e quindi quando l'Italia non era neanche ancora unita, libri di testo per la terza elementare, rendendomi conto che quello che veniva scritto oggi sarebbe arduo da poter essere capito e tanto più immagazzinato e quindi assorbito da uno studente della quinta liceo.
Cioè, veramente un libro difficile per uno studente della quinta liceo ed era destinato a un bambino della terza elementare, ma proprio del tipo che ho provato anche a farlo leggere, mi diceva, ma che cosa? Ecco, questo per dire la situazione che stiamo vivendo. E questo è funzionale, evidentemente. Io, quando ancora insegnavo, mi ricordo una volta in una quarta, destai veramente, suscitai uno scandalo enorme, perché io dissi a sti ragazzi, parlando della nascita della scuola, dell'obbligo all'inizio Novecento in Italia e della scolarizzazione forzata del Sud Italia, io dissi, ma voi credete davvero a ste balle? Cioè, credete davvero che la scuola sia nata per rendere democratica e appannaggio di tutti la cultura? Non vi rendete conto di che basso livello di cultura trattiamo ogni giorno in questa classe? Non vi rendete conto che in realtà il motivo è esattamente un altro, cioè creare l'elettore che poi sarà colui che, in un'epoca in cui non ci sono più le monarchie, e quindi bisogna, e il potere monarchico sta crollando, e quindi si capisce che si arriverà a nuovi fenomeni, tra virgolette, democratici, e quindi fenomeni e situazioni che chiameranno in causa il voto diretto dei cittadini. È evidente che bisogna far sì che votino quello che devono votare in un altro modo, che non è più quello della coercizione da parte di un monarca, ma che è quello dell'indottrinamento da parte della scuola. La scuola serve a creare il cittadino ideale, l'elettore tipo. È chiaro? Quindi funziona così. Loro mi guardarono con tanto d'occhi perché di fatto pensarono: ma tu sei un insegnante di questa scuola, come fai a dirci questo? E in effetti è stato il motivo per cui nel giro di lì a qualche anno mi sono detto, io non posso vivere un compromesso così, io continuerò a fare l'insegnante attraverso i miei libri che quando sono andato via vendevano, avevo un rendiconto annuale di 73 euro, quell'anno avevo venduto, quindi ti dico, vuol dire è stato un salto nel buio totale con quattro figlie da mantenere, ma io mi sono detto, io faccio di tutto, ma questo compromesso non lo faccio, e mi sono veramente dato da fare. Non vivo certo in agiatezza, il mio non è certo un introito paragonabile a quello dello stipendio che avevo da insegnante, ma io i compromessi purtroppo non andiamo molto d'accordo. E quindi la situazione è questa, la scuola impoverisce sempre di più in questo modo e quindi non educa al ragionamento, tantomeno alla realizzazione delle proprie inclinazioni personali, ma invece diciamo così, ricatta l'alunno intanto somministrando, facendo sì che l'alunno assorba soltanto questioni molto semplici, banali e in modo acritico e soprattutto che poi si senta terrorizzato e ansioso all'idea di un futuro incerto dal punto di vista economico, della sicurezza e tutte queste menate, e che quindi metta da parte le sue inclinazioni, i suoi talenti, tanto più se di natura artistica o umanistica di questo tipo, e vada a fare, come ho sempre detto, economia, commercio, oppure informatico, oppure ingegneria, ma faccia cose che, nonostante le odi, poi di fatto sia ciò che, come si può dire, può dargli il pane, sia ciò che può assicurargli una sicurezza, che è quella sull'altare di cui stiamo sacrificando la nostra felicità. Ecco perché io all'inizio di ogni anno scrivevo sui miei programmi, sul programma didattico disciplinare da consegnare entro il 30 di ottobre al preside, scrivevo: obiettivo didattico disciplinare è per me rendere felici i miei alunni, che voleva dire fare in modo che i miei alunni seguano la loro strada. Ma questo mandava in bestia il dirigente scolastico, e quindi la scuola serve come calco che dà la forma, per quello non si parla più di educazione o di istruzione, ma si parla di formazione, dà la forma che il discente deve raggiungere per poter essere adatto a inserirsi nel mondo del lavoro in base a quelle che sono le finalità di profitto e di guadagno che ha l'imprenditore che lo accoglie. E quindi la scuola funge proprio da palestra, anzi appunto da fucina che produce lo schiavo adatto a prestarsi alle finalità del padrone. Ecco, io ti ho fatto questa domanda qua perché sono rimasta sconvolta, ma
Mio figlio segue il percorso della scuola internazionale qua in Egitto, quindi una scuola britannica di matrice britannica internazionale. Io sono rimasta sconvolta perché il suo libro di storia, pubblicato tra l'altro dalla Pearson, ecco, ha trattato la Seconda Guerra Mondiale in meno di una paginetta e sono rimasta sorpresa, ma sorpresa molto negativamente, ecco, cioè, e quindi è per questo che ti ho posto questa domanda qua, che mi sembra che proprio non solo Insomma, in Italia, ma un non po' stiamo parlando di un editore a caso, la Pearson è di fatto, come sa chi ha letto i Rothschild e gli altri, che è il libro, il bestseller più forte tra quelli che ho pubblicato, sa che la Pearson è in mano a quella che un tempo era la famiglia Lazard, ormai organica ai Rothschild, quindi, ed è di fatto la casa editrice che in Italia sta facendo incetta delle altre case editrici a partire dalla stessa Bruno Mondadori, quindi in realtà Pearson sta esercitando, ormai a mo' di piovra, sta coprendo tutto il settore della scolastica, no? Delle edizioni scolastiche, che è di fatto un settore di monopolio di un'importanza strategica assoluta. Infatti io mi sono spaventata un attimino perché ho detto la storia comunque è fondamentale, non è che tu la devi studiare in modo mnemonico, ma devi capire causa effetto, e cioè seguire un filo logico di ragionamento. Senti, Certo. veniamo a noi. Perché i nostri ascoltatori devono leggere i tuoi libri? Non lo so, forse se si sentono interessati, ecco. Io non obbligo nessuno e non sono neanche molto capace a vendermi. Posso soltanto dire che io scrivo un libro per capire delle cose, nel senso che quando non ci capisco niente di una cosa, e mi succede spesso perché sono alquanto ignorante, normalmente decido di scriverci su un libro perché comincio a cercare e queste ricerche diventano poi un frutto da mettere a disposizione degli altri. Quindi, se il movente che mi spinge alla scrittura del libro, può essere lo stesso di chi viene spinto, si sente spinto alla lettura di quello stesso libro, allora quel movente può essere il bisogno di capirci qualcosa. Qualcosa, non tutto, perché forse il principale fine, il principale obiettivo dei miei libri, e lo si nota sempre da come chiudono i miei libri, forse il principale è proprio quello di suscitare domande più che risposte e quindi far venire voglia di continuare ad approfondire da soli, che è poi di fatto quello che ho sempre invitato a fare ai miei alunni. Non ho mai finito, credo, una lezione sia di storia che di filosofia senza dire: ok, adesso tocca a voi, andate a cercare e fatemi sapere. Sì, quindi possiamo dire che sviluppano il senso critico? Penso di sì. Bene. Spero. Senti, qual è la tua prossima inchiesta che svolgerai? Ce la puoi anticipare? Io sto lavorando in contemporanea al mio sesto romanzo e nello stesso momento sto lavorando ad un libro molto difficile per me, molto complesso, che è quello che approfondisce, e in realtà integra perché la storia non ne parla, la vita, insomma, la storia di banchieri medievali, di influentissimi banchieri medievali, questa volta italiani, ripercorrendo le loro avventure e la loro attività, ma con un occhio di riguardo per quello che ancora oggi costituiscono, cioè in qualche maniera tende a porsi la domanda circa l'eventualità che banchieri particolarmente potenti nel 200, nel 300, ancora oggi abbiano mantenuto certe famiglie italiane molto, molto prestigiose e molto famose, leggendarie, abbiano mantenuto questi loro interessi e questo loro potere nella società di oggi. Spesso si tratta, ne avevo parlato per esempio in un libro che si chiama sia nei Rothschild degli altri e sia in un libro, nel libro successivo, cioè Rockefeller e Warburg, spesso la storia ha registrato, senza farlo sapere, questo passaggio di dinastie regnanti e quindi di sangue blu, aristocratiche, che
erano in cima al potere, avevano in mano i troni di tutta l'Europa fino al 600, ha registrato il passaggio di certi rami cadetti di queste dinastie regnanti, il passaggio al nuovo mondo e a una attraverso i viaggi che nel 600, soprattutto con certi viaggi famosi, no? Che dall'Inghilterra o dalla Germania e in generale dall'Europa portavano in cerca di fortuna questi signori nelle terre del Nuovo Mondo, ha fatto sì che questi rami cadetti sviluppassero una nuova forma di impero e di monarchia dal punto di vista finanziario nelle terre vergini in cui sono andati a far nascere le loro attività. Famiglie come i Rockefeller, appunto, come i Warburg, famiglie come i Trump, sono famiglie che si sono impiantate dal nord Europa, in quelle zone e hanno trovato il loro settore attraverso cui diventare di nuovo potenti in una fase come quella del 600 in Europa, in cui le grandi monarchie cominciavano a cedere il passo alla borghesia e si sentivano minacciate e si rendevano conto che la loro vita ai vertici del potere sarebbe durata ancora poco, aveva senz'altro i decenni o comunque al limite i secoli contati. E quindi si crea questa cosa. Ecco, in Italia la ricerca è proprio questa, capire queste grandi famiglie di banchieri che veramente nel 300 hanno fatto il bello e cattivo tempo nelle principali capitali italiane, che voleva dire le principali capitali mondiali, si siano poi trasferite. Cioè abbiano continuato a mantenere questo loro potere e oggi siano grandi dinastie che gestiscono la finanza internazionale. Alcune di queste anche a livelli internazionali all'epoca, mi riferisco a determinate famiglie imperiali dell'Impero Romano d'Oriente, poi quindi sovrane a Costantinopoli, regnanti a Costantinopoli, Bisanzio, eccetera, che di fatto dimostrano dalle ricerche che sto conducendo che ancora oggi sono nei consigli di amministrazione o dirigono addirittura i CDA delle principali multinazionali del mondo. Senti Pietro, dove trovi le informazioni e quali sono le tue fonti? Io lavoro sui libri perché sono un collezionista e quindi lavoro anche sui libri. E spesso per comprarmi un per scrivere un libro me ne compro 20, libri anche di periodi lontani, e quindi investo e spendo molto, spesso molto più di quello che poi ricavo dalla vendita dei libri, dei miei libri. E poi lavoro tantissimo su internet perché non so come, ho diciamo maturato, sviluppato una tecnica di ricerca incredibile che mi permette di trovare di tutto, logicamente aggirando i motori di ricerca più famosi, che sono quelli che servono per non trovare le cose. E quindi io sono capace in un'ora di ricostruire l'intero asset di una società o di scoprire uno scandalo rimasto insabbiato, ma non è per tirarmela, è perché mi viene così, cioè nel senso che sono riuscito a sviluppare una serie di trucchi per aggirare i muri che circondano ciò che non deve essere conosciuto. E soltanto 2 mesi fa, un paio di mesi fa, mi hanno. Soltanto un paio di mesi, c'ho la sedia che cigola, chiedo scusa. Soltanto un paio di mesi fa ho scoperto che avevano trovato il modo di attaccarmi in un'altra maniera inedita. Ho scoperto che i link inseriti nelle note di alcuni miei libri, soprattutto gli ultimi, Il Milite Ignaro, che dà particolarmente fastidio, e Wikipedia, i link che vengono messi nei libri in versione short, perché così sono 3 o 4 caratteri e il lettore può copiarseli agevolmente e andare a cercarsi il documento a cui si riferiscono, erano stati disattivati. E quindi chiunque provasse a cercare quei documenti a cui io mi riferivo non li trovava più. Si trovava la pagina 404 che diceva non esiste. Questa cosa mi ha mandato in un'agitazione terribile perché voleva dire buttare via dei libri. E
e ho dovuto mettere su un'equipe di amici e collaboratori esperti con cui abbiamo restaurato tutti quei link e costruito delle pagine sul mio sito boscocedu.it in modo che da lì non possano essere tolte, in cui libro per libro vengono ricostruiti tutti i link e quindi il lettore d'ora in avanti aprendo un libro, dai nuovi libri che vengono stampati d'ora in poi, troverà scritto: guarda che se i link nelle note non ti funzionano più, vai su questa pagina di Bosco Ceduet, io te li ho ritrovati tutti. Abbiamo fatto un lavoro di mesi, tra l'altro lavorando a volte fino alle 2, alle 3 di notte, abbiamo ricostruito, è stato un lavoro da umanisti, cioè mi ha impressionato, e quello che facevano gli umanisti, o che sembra ufficialmente che abbiano fatto, perché io ho qualche dubbio, gli umanisti nel 3, 4, 500, andando a recuperare i manoscritti antichi che la Chiesa aveva stravolto, ricopiandoli attraverso gli amanuensi in un modo fuorviante, falso, no? Addirittura eliminando interi libri perché troppo scomodi, con questa nuova censura neomedievale, che è di fatto una censura digitale, abbiamo dovuto misurarci e siamo arrivati alla ricostruzione di tutti i link e addirittura poi alla ridigitalizzazione delle pagine ritrovate attraverso documenti in PDF che vengono messi a disposizione del lettore nella stessa pagina del sito, di modo che anche dovessero cancellare definitivamente la tal pagina che viene linkata dal mio libro, la puoi visualizzare in versione PDF sul mio sito. Più di questo non riusciamo a fare, ma è una lotta veramente senza tregua. Al coltello, come si suol dire. Senti, lasciamoci con questa domanda qua. Quali saranno le ripercussioni e gli sviluppi su di noi in questo periodo storico, e che cosa dobbiamo fare per difenderci e per sopravvivere al meglio? Perché non so tu, ma io da qui ho una visione che è un po' confusa tra magari l'arrivo di una nuova pandemia, un nuovo virus, la guerra qui, di fatto non so in che direzione andare. Intanto non posso che dirti che quando parli, mi hai parlato dell'Egitto, io ho una reazione istintiva che è quella di una commozione terribile, perché io adoro quel posto, lo adoro perché l'ho studiato tanto, lo adoro perché amo la cultura dell'antico Egitto in modo viscerale e l'adoro perché ci sono andato solo una volta, ma il mio cuore è rimasto lì e a ondate mi torna la nostalgia. Perché per quanto abbia visto le cose anche forse un po' troppo turistiche e anche cose piuttosto brutte, la povertà, mi ricordo certe situazioni al Cairo di inquinamento fuori controllo e situazioni allucinanti, però l'amore per quel posto è più forte di tutto per me. Mi sono chiesto più volte se in una vita precedente io non abbia vissuto in quelle zone. E detto questo, rispetto a quella situazione, alla situazione che stiamo vivendo, cosa si può fare? Nulla, naturalmente, perché chi ha in mano le redini dell'informazione, dell'economia, ognuno dal proprio angolo e sempre più alleati fra loro, non permette nessuna possibilità di bucare il velo e di uscire allo scoperto e di rompere le uova nel paniere a queste persone. Ma io credo che la vera risposta sia una risposta individuale, personale. Bisogna che ognuno di noi impari a non vivere più il compromesso come ho cercato di fare io, che ormai sono completamente isolato e solo anche proprio quotidianamente, e però cerco di mantenermi coerente rispetto a quelli che sono i miei principi, e che sono i principi morali, che quindi non sono solo miei, ma di tutti. E quindi questa indipendenza, questa autonomia, questa coerenza che io cerco di perseguire nel mio piccolo finché ci riesco e quando ci riesco quotidianamente deve essere una bandiera di ognuno di noi, ma neanche una bandiera, un proposito, un sentiero da percorrere minuto dopo minuto. Io conosco tantissima gente che si definisce risvegliata, ma vive quotidianamente compromessi. Questa roba non può funzionare. I più tra tutti quelli che si dicono appartenenti a una nuova umanità sono integralmente ancora inseriti nella vecchia. Faccio sempre l'esempio di quelli che durante le mie conferenze domenicali in giro per l'Italia alzano la mano a fine
a fine discorso e cominciano a farmi sapere, con una domanda che domanda non è, quanto sanno sui Rothschild e quanto sono arrabbiati con questa dinastia che gestisce il potere, eccetera. Dopodiché la mattina dopo, lunedì, si svegliano alle 7 e vanno a lavorare in Unicredit. E allora io dico, forse c'è da sistemare qualche cosa, perché nel momento in cui no, il no deve essere totale. E senz'altro, se dicessimo dei no definitivi e totali tutti, senz'altro a quel punto le cose crollerebbero. È proprio questa mancanza di coerenza che fa sì che chi gestisce la baracca continui a prosperare alla grande. Purtroppo sì, è vero, perché è quello un po' che sto dicendo in questi ultimi 3 anni, che bisognerebbe disobbedire e poi in modo massivo, uniti si vince, i numeri fanno la differenza, però mi sembra che questo messaggio qua non sia ancora ben recepito dal pubblico. Io ti posso dire che mi sono trasferita qua nel 2020 perché non ne potevamo più, con la mia famiglia per carità, non ne potevamo più di rimanere in Italia. All'epoca del Covid, della pandemia, abbiamo fatto il lockdown in Francia, comunque le regole che c'erano più o meno in Italia erano anche applicate in Francia, e il fatto di far studiare mio figlio in una scuola dove doveva mettere sempre la mascherina, fare il tampone, vaccinarsi, alla fine abbiamo preso questa decisione un po' radicale, ci siamo trasferiti in Egitto e tutto quello che è capitato, ma lo posso dire, lo posso confermare perché qui abbiamo vissuto bene, tutto quello che è capitato in Italia e in Europa, qua in Egitto assolutamente non è successo niente, non sapevano assolutamente nulla del Green Pass, la mascherina a scuola, vabbè, qualcuno la poteva portare, altri non la portavano, non la indossavano, però non c'era questa pressione anche da parte del dirigente scolastico e del docente, devi essere vaccinato, devi indossare per forza la mascherina, cioè tutte queste cose non sono accadute in questo paese, quindi niente, questo è il motivo della nostra scelta. Comunque, niente, io Pietro ti ringrazio, sei stato disponibilissimo, e chiudiamo qui la nostra chiacchierata e sicuramente ci risentiremo per un'eventuale magari altra intervista su un argomento magari più specifico, approfondendo qualche argomento tipo le vaccinazioni oppure quello che vorrei. Molto volentieri. Okay. Grazie. Grazie, ciao. Grazie. Un saluto a tutti, grazie, arrivederci. Trovate qui sotto, in descrizione, tutti i link su cui cliccare per trovare direttamente le interessanti opere di Pietro Ratto. E allora, buona lettura!